salita sul popolo, la 36, come la numero 41, Luca Marino. Oh.
Getty Vincenzo. Thank you.
Ariello Marco. Com'è andata? Ma diciamo è andata abbastanza bene perché diciamo il percorso è abbastanza gommato e scivole, molto scivoloso, però diciamo è andata abbastanza bene. Sì, infatti è stato un po' il problema di tutti quanti, si sono lamentati un po', ma del resto il kartodromo è così, insomma, la pista viene usata dai kart e quindi di conseguenza. Sì, sì, sì. Io l'anno scorso sono stato, diciamo, e mi è andato un po' meglio. Adesso ho preso un'altra macchina e diciamo mi è andata abbastanza bene quest'anno. Ti ho visto un po' in difficoltà con il cambio a un certo punto. Sì, è perché ho la frizione che non sta accadendo bene. Comunque pensi di aver fatto un buon tempo? Sì, penso di sì. Vabbè, allora ci vediamo in finale? Sì. In bocca al lupo allora, in bocca al lupo. Siamo Diego Pasqualini. Sua prova. Allora Pasquale, com'è? È bello, è divertente, come è normale che sia, molto divertente. Infatti ho visto impegnato con dei derapaci bellissimi, la macchina risponde benissimo a quel tipo di circuito, insomma. È una vettura fatta apposta per questo, quindi è un trazione posteriore leggero, va bene, divertente. I tempi? Non li so ancora, spero di stare nei primi quattro, ma ho qualche difficoltà.
Perché è un po' scivolosa, mi pare, la pista. È scivolosa anche per gli altri, però. Bisogna, siamo in tre, più o meno con lo stesso tempo, è molto impegnativo. Allora, in bocca al lupo. Nicozzi Valerio.
appunto un po' in difficoltà, vediamo adesso al tornantino del semaforo. Complimenti Antonio, lo sai che hai fatto il miglior tempo? No, davvero? Alla 1150? No, in tutto modo lui, anche se per poco, ha battuto la 127 i palloni, ma grazie alla tua guida spregiudicata hai dato tutto di te stesso, di la verità. Beh, qualcosina in più si poteva fare, però non sei mai contento, di la verità. Ricordiamo che questo pilota viene da Castelfrentano in provincia di Chieti, è un ragazzo che si autoprepara la vettura, è una macchina difficile da preparare e da guidare, senz'altro abbiamo visto che ha fatto le curve su tre ruote. Comunque un complimenti te lo prendi da un altro pilota e adesso di l'impressione, no, è il primo, lasciamo perdere, poi adesso pensiamo a te, l'impressione di questa pista e perché hai guidato così irruento? Allora, uno perché ho le gomme che sono un po' indurite, due perché la macchina che non è che si può guidare con calma e tre perché avevo voglia di guidare, purtroppo non mi fanno nemmeno girare più, quindi mi sono dovuto sfogare tutto una volta. Comunque complimenti, hai fatto veramente le curve su tre ruote. Hai chiesto anche di più della tua macchina, complimenti, alla prossima. Grazie, ciao. Ok. Picchiarelli Carmine. Gira Vilbrata in provincia di Teramo, al secondo Formula Challenge organizzato dal Motor Racing Club Colonnella. Io sono Riccardo Guercioni della Fiat Guercioni in Villa Rosa Teramo e siamo qui a presentarvi la nuova Fiat Punto. Vi aspettiamo numerosi nel nostro salone in via Roma 681 per farvi provare la macchina e spiegarvi tutte le caratteristiche di questa nuova Punto che è veramente eccezionale. Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo numerosi. Grazie. Saranno sicuramente già in tribuna Roberto Mori.